sono splendidi Sì, proprio, lavorati a veramente. mano, i colori, i tessuti, così. E rappresentava proprio questa, la morte del cobra, cioè il fischio del cobra morente, che è una leggenda perché non è che il cobra fischi quando muore. Comunque loro rappresentano simbolicamente proprio per dare importanza a ogni atto, alla loro vita anche quotidiana, per esempio la raccolta del tè, la raccolta del riso, e poi mettono in scena queste rappresentazioni teatrali che io ho Esatto. trovato. E poi un'altra cosa che volevo chiederti, che mi ha stupito, perché io non sono proprio stata in Nepal, però insomma, posti limitrofi, dico, dove è arrivata la cultura occidentale? Nei templi, che sono splendidi, si trovano, a seconda dell'offerta che l'occidentale dà, il proprio nome scritto sulla parete. Allora diciamo, queste pareti così splendidamente dipinte, anche che segue le varie storie o di Buddha dalla nascita all'illuminazione, così, o delle loro divinità, e poi da un lato diciamo questa parete con le varie firme di noi Questo non l'ho occidentali. mai Ecco, non visto, l'hai notato? no, Ecco, so che in non l'ho alcuni, mai io l'ho visto, no, visto in un tempio in Brasile. perché nei monasteri se tu vuoi puoi lasciare qualcosa, Ecco, se ma non è no, però a obbligatorio, seconda ecco. dell'offerta, se l'offerta è consistente, mettono Non lo proprio. Ecco, sapevo, allora dico, no, e non l'ho mai visto, entriamo noi col fattore non lo so, economico. forse nei monasteri più vicini alla civiltà occidentale, forse può No, proprio darsi, sì. perché io su nelle valli, su in questi monasteri, così sulla cima delle montagne, non ho mai Non è visto, uso, ecco, allora no, forse è stato assolutamente, qualche no, no. fatto Ho isolato. visto, so che per esempio a Tiamboce, anzi io ho dormito lì perché aveva nevicato talmente tanto quando siamo ritornati dall'Everest e mi hanno dato ospitalità i monaci perché non si potevano mettere le tende, c'erano 2 metri di neve o 3. E allora abbiamo dormito nel monastero che poi ho saputo l'anno successivo è bruciato. Non so Peccato. come, non so, ma penso che l'abbiano ricostruito, era splendido, veramente bello. E lì, una volta all'anno, fanno queste danze, queste cerimonie e hanno delle maschere bellissime, però non ho avuto la fortuna di vederli perché sono sempre capitata lì, perché sono andata lì 3 volte e sempre in periodi non di feste. E perciò mi sarebbe piaciuto veramente vederle. So che hanno queste Sì, maschere beh, con poi rappresentazioni appunto, terrifiche sì, in anche genere sono che. sempre, però sai, noi vediamo le cose più superficiali, noi vediamo la bellezza di queste maschere oppure i movimenti, non riusciamo a entrare in È profondità nel vero difficile capire se è un significato significato, che sì. loro invece tuttora conoscono e possono apprezzare. Queste maschere vengono tenute in posti chiusi, nessuno le può vedere, appunto, e questo è il lato terrificante del loro aspetto, non è tanto quello che può fare la paura del diavolo o della morte, come può essere qui da No, noi, ma infatti. è una La delle facce della divinità, una manifestazione manifestazione della divinità. infatti loro dicono che queste facce così spaventose sono per distruggere il male, non per Per spaventare chi le scacciare. Certo, guarda, dico che perché. queste, appunto, queste che noi sono sempre, o meno, che generalmente sembrano strane, come possa essere, non so, la famosa dea Kali o Kali, come diciamo noi, con tutte queste braccia, sono solo un tentativo di rappresentare plasticamente un tipo di manifestazione della divinità. Noi, come dico, riusciamo, tranne quegli esperti, a vedere solo il lato estetico, Certo, bisogna essere come anche in molto. tanta iconografia anche nostra, cristiana, cattolica, dal punto di vista religioso, noi ormai vediamo solo la bellezza, so, di dipinto, mentre se c'è quel colore ha un suo Ha un suo significato, se c'è significato, quel tipo di certo, sì. vestito ha un suo significato. Questo purtroppo noi Anche l'abbiamo per esempio loro le loro tradizioni le hanno sempre mantenuto sempre. come l'oracolo di Stato, Sì.
è un medium. Dalle descrizioni che sono state fatte, ammesso che adesso, beh, adesso probabilmente c'è in esilio anche lui, chiaramente, perché in Tibet ormai i cinesi hanno fatto Piazza Pulita, infatti. Però in queste determinate occasioni c'era le descrizioni di questo medium che con addosso dei paramenti pesantissimi, una cosa incredibile, riesce a fare queste danze, appunto, in cui il singolo movimento ha un significato ben definito rispetto alla domanda, diciamo così, che gli viene posta. Infatti, anche il Dalai Lama chiedeva, faceva questo. Proprio era una cerimonia annuale, se non sbaglio, proprio era una specie di consiglio di gabinetto, come potrebbero riunirsi i ministri, e lui per seguire la politica, diciamo, lo Stato cosa doveva fare, si interrogava questo. E sembra, da quel che dicono, che fosse stato anche previsto, sì, infatti, sì, infatti, la fuga, lo sapevano. E poi dicono che cambia addirittura espressione. Sono delle fotografie che sono state fatte nei tempi più recenti, e in effetti la persona non è la stessa, come capita. Sì, che diventa enorme, diventa... Sì, cambia proprio, non solo la fisionomia, ma proprio il tipo fisico. Quando è in questa trama. Chiaramente questo mi sembra appunto potesse essere fatto solo una volta all'anno, perché l'energia... Sì, o in caso di necessità, lo chiamavano in caso di necessità, proprio... È impellente. Impellente, appunto. È un dispendio di energia fin troppo esagerato per una persona. Certo. No, queste sono tutte... Adesso sembrano belle tradizioni, a noi, come dico, per loro è ancora, per fortuna, un sistema di vita. Quelli tibetani cercano di mantenerla nel loro esilio, dove sono, o nell'India vicino ai loro confini, o sparsi, sì, dove sono nel mondo. Sì, sì, ce ne sono parecchi in Tibet. Purtroppo tanti, anche in Nepal. La maggior parte dei monasteri è stata distrutta, e con quella sono stati distrutti anche tanti, sì, diciamo, tanti documenti che purtroppo... Così, io ne ho visti tantissimi di questi... di questi libri di preghiere, proprio nel monastero li tengono ai lati della statua del Buddha, e ai lati ci sono tutte queste cassettine, le mettono lì, e sono sempre avvolti in dei panni o dei velluti rossi o gialli. Rossi o gialli, penso che dipenda, sì, ha un significato, e dipende forse perché c'è la setta gialla, la setta rossa, berretti gialli, berretti rossi. Mie interpretazioni del buddismo, può essere, dicendo semplicemente, il cattolicesimo e il protestantesimo, ecco, sono piccole. Infatti, io ho assistito a parecchie cerimonie e veramente sono... Ecco, stranamente sono coinvolgenti, no? Sono coinvolgenti, anche se sembrano sembra una lingua che uno non conosce minimamente, non conosce, non ha nessun aggancio, sembrerebbe una cosa cupa in ambienti bui, eppure invece evidentemente toccano determinati. Io ho provato, sono rimasta lì ore e ore, ma e poi quando suonano queste trombe, ci ho provato anch'io. No, quelle lunghe, no? Sì, c'erano dei monaci che mi hanno detto prova, no, assolutamente. Però sono questi tamburi, sono molto... Sì, la musica è molto semplicissima, non è... ci sono 10.000 strumenti, non può essere solo, può essere un'orchestra nostra. Ma evidentemente la potenza del suono riesce a... Diamo un momento la parola alla regia. Cosa volevi chiedere? Ecco, sì, una curiosità che mi è venuta quando hai mostrato appunto questo manoscritto di preghiera, che poi è splendido, abbiamo degli oggetti che sono preziosissimi, e oltretutto
anche rari da trovare, perché io ho visto delle mostre sul Tibet e diciamo che la metà ce li hai qui tu di oggetti che perlomeno sono veri. Sì, sono autentici, Ecco, sono ovviamente. autentici. Poi sono riuscita, ne ho portate a casa parecchie perché chi viene in casa mia dicono andiamo nel museo di Elena, perché è un museo. Però non ho cose preziose come quelle che abbiamo visto alla mostra, che erano in oro Sì, e. beh, non preziose, diciamo, materialmente, Sì, ma sì. preziose perché sono una testimonianza. Certo, ma sono Una autentiche. Certo testimonianza che autentica. le ho trovate con fatica, perché io sono andata per 9 anni e non è facile Certo. avere queste cose. E una tanca così non è facile Allora, averla. la tua E costanza ti ha premiato. no, probabilmente Lì è stata una c'è. fortuna. Esatto, anche per una fortuna penso che questi monaci o questi. Riescono a distinguere le persone, cioè una persona interessata solo da un punto di vista, potrebbe essere E chi è materiale, da una appassionato, persona appassionata di certo. chiedere. E allora Ecco. solo a determinate persone penso possano cedere una parte. Infatti, si dice che molti di loro riescono a vedere l'aura di una persona. E una cosa che mi ha meravigliato, scusa, poi ti do la parola, che mi ha meravigliato. Spessissimo, che dicevano che nei monasteri le donne non venivano ammesse, non le accettavano. Io sono sempre entrata in tutti i monasteri, ma in tutti, perché in Tibet ne ho visitati 40 o 42 e sono sempre entrata, non ho mai avuto difficoltà, sono stata ospitata da loro. Non lo so da che cosa dipende, forse. Non so, forse riuscivano a vedere che io ero veramente interessata, ma non per Certo. lucro, ecco. E infatti questa mi è stata regalata, è tutto dire, è come questo. Sì, beh, è chiaro, ne E fanno un da commercio, loro, dai ecco. lama, no, assolutamente, non possono Anche beh, sì, nemmeno. appunto, beh, poi sarebbe il Ecco. contrario a tutti E no, chiedevo la i livelli. curiosità che mi era sorta quando hai mostrato appunto questi fogli, così, ecco, hai detto che c'era mandala. Ecco, Sì, allora. ogni foglio ha un mandala e adesso il nostro Günther spiega bene che Beh, detto cos'è un in mandala. parole povere, in poche parole, il mandala è una rappresentazione in genere di una divinità o più raramente di determinate forme geometriche, racchiusa in genere o in un quadro, in una forma rettangolare o quadrata o in una forma circolare e che